Un incontro oggi nel mondo scolastico per presentare un libro importante, anche vista l'attualità che stiamo vivendo, Apprendere attraverso la non violenza. Che cosa significa in particolare e come si può fare questo? Il focus del libro è quello di richiamare un po' l'attenzione sul fatto che oggi di fronte alla deriva bellicista e delle guerre sempre più in atto, dove si è verificato storicamente il fallimento dell'intervento militare, rimane in piedi quello che è sempre stato proposto dai movimenti per la pace, a cominciare da Pax Christi, la non violenza, che nel libro c'è una declinazione ben precisa sul traghettare gli enunciati di principio alle prassi continue, perché un popolo e le giovani generazioni educate al senso di responsabilità possono anche avere l'obiettivo di sottrarre consenso e quindi forgiare una mentalità e una cultura veramente legata alla pace. Ecco, le faccio una domanda anche sull'associazione Pax Christi, perché anche questo può essere bello proprio per i telespettatori che ci seguono, ricordare un po' qual è la realtà, ecco, di Pax Christi. Beh, Pax Christi ha una storia molto precisa, è sorta in un campo di concentramento tedesco, quando appunto soldati di diverse nazionalità furono internati e si resero conto del fallimento della loro vita per questa obbedienza cieca. Pax Christi, allora, può essere che il Signore avesse sentito il lamento di quegli internati, per cui quando furono liberati si impegnarono nella realizzazione della pace. Pax Christi quindi nella sua genesi, nel suo DNA, ha questa necessità di prendere le dovute distanze dalla guerra e dai suoi preparativi, e le armi sono, oltre che un ostacolo alla realizzazione della pace attraverso la non violenza, diventano, come lo è sempre stato, strumenti che portano soltanto distruzione invece che risolvere i problemi della distensione e della cooperazione. Ecco, un'ultima domanda su quanto è importante riportare ai giovani queste tematiche proprio alle nuove generazioni. Beh, sì, penso che anche i giovani devono essere coinvolti in questo processo, proprio perché appunto io sono convinto, al di là dei luoghi comuni, che i giovani hanno da espletare una funzione molto importante nella trasformazione della società, e lo vediamo dai movimenti che da Fridays for Future a Extinction Rebellion, cioè sono organismi prevalentemente giovanili in cui loro mostrano tanto interesse alle tante problematiche, alle tante urgenze alla pace e all'ambiente che un sistema economico oggi porta invece a traguardi altri.